Ciao bambini, ciao mamme, ciao papà, ciao Rosita. Oggi vi leggeremo l'albero. C'era una volta un albero che amava un bambino e ogni giorno il bambino arrivava e raccoglieva le sue foglie, le intrecciava in corone, giocava al re della foresta e poi si arrampicava sul tronco, si dondolava sui rami, mangiava le mele e poi si addormentava. E il bambino amava l'albero moltissimo e l'albero era felice. Oh, ma il tempo passò, crebbe e l'albero restava un po' solo. E poi un giorno il ragazzo tornò. Dai, vieni a giocare, sali, scendi, fai quello che vuoi. Non posso, perché devo avere dei soldi. Ma io non ho soldi. Ah, però potrei darti le mie mele. Arrampicati, raccogli le mele e vendile al mercato. E così il ragazzo le portò via e l'albero era felice. Ma il ragazzo rimase lontano per molto tempo e l'albero era triste. Un giorno tornò, l'albero era scosso dalla gioia. Dai, vieni, sali, scendi, fai quello che vuoi. E così disse, no, io voglio una casa. Ah, potresti tagliare tutti i miei rami? E potresti costruire una casa. E così tagliò tutti i rami e li portò via. E l'albero era felice. Poi il ragazzo rimase lontano per molto tempo. E quando tornò, l'albero era così felice che era emozionato. Dai, vieni a giocare! No, ormai sono diventato grande. Io voglio esplorare nuovi mondi. Voglio una barca, voglio andare via, lontano. Potresti tagliare il tronco e fare una barca. E così fece. Tagliò il tronco, costruì una barca e se ne andò. L'albero era felice, ma non troppo. Passò molto tempo, un giorno il ragazzo tornò. Io non ho più niente da darti, sai. Ah, ma io non ho mica più bisogno di niente. Mi dispiace, vorrei poterti dare qualcosa. No, ma io voglio solo un posto tranquillo dove riposare. Allora, io sono perfetto, io sono un ceppo. Eh sì, potresti sederti sopra di me e potresti riposarti. Vieni, siediti, riposati. E così il ragazzo si sedette sul ceppo e l'albero fu felice.